Edoardo Rixi, assessore regionale allo sviluppo economico, benvenuto nel nostro studio stand qui a Oglioliva, che è un po' una vetrina, sì, dei prodotti, ma anche un'occasione di scambio di idee su come sviluppare questo territorio, come sostenere chi ancora ci crede e vuole lavorare in questo territorio che non è semplice, non regala nulla storicamente, forse oggi meno che mai. Ma credo che sia intanto una giornata importantissima per la provincia di Imperia, ma per tutto il territorio ligure, perché la giornata in cui si inaugura Oglioliva fa della città di Imperia la capitale dell'olio, soprattutto dell'olio di qualità a livello internazionale. Quindi stamattina un evento che abbiamo organizzato insieme a Ligure International con i buyer stranieri, importante per i nostri produttori, però ricordarsi e fermarsi ogni tanto a capire da dove arriva la cultura dell'olio, quello che ha lasciato in questa terra e quello che può dare ancora sia come occupazione che come produzione del futuro, è una delle scommesse che la Regione Liguria sta portando avanti in questi giorni. Ora si sta dibattendo molto, ad esempio, sul futuro della Taggia Ascomeno. Noi siamo Certo. fortemente preoccupati del fatto che nell'ultimo anno ci sono stati acquisti massicci di piante da parte di produttori che non sono liguri, ma sono in altre zone di questo paese o anche in Spagna o in Grecia per produrre olio di Taggiasca non made in Liguria, non made in provincia di Imperia o in provincia di Savona. Quindi stiamo cercando di attivarci ogni tanto con qualche polemica anche sul territorio, e sarà bene spiegare a tutti i produttori il perché di alcune cose, ma il mio timore è forte che nei prossimi 5 anni noi rischiamo di avere una competizione totale sulle nostre produzioni tipiche locali e quindi rischiare di perdere quello che è uno dei prodotti di qualità del nostro territorio. Ecco, lei ha citato Liguria International, che è appunto una società della regione, voglio dire, un intervento diretto per mettere a diretto confronto chi vende con chi acquista. In questo caso parliamo di buyers, acquirenti che arrivano da tutto il mondo e venditori che sono di questa terra, che lavorano, producono in questa terra. Beh, sì, per noi è importante. Una volta si pensava di fare le fiere solo all'estero, no? Io invece ritengo che sia opportuno portare l'estero in Liguria, tanto perché chi viene a Imperia in queste giornate non incontra solo i produttori, ma anche vede una bellissima regione, una bellissima città, quindi magari gli viene anche voglia di portare poi le proprie famiglie in vacanze in questi luoghi. Ma poi capisce anche la difficoltà che hanno i nostri produttori a produrre un prodotto e quanta fatica c'è dietro un litro di olio d'oliva. Quindi questo è fondamentale in un mondo sempre più globalizzato, dove chiaramente il nostro olio non può finire in uno scaffale di un supermercato qualunque, ma deve finire sulla tavola che vuole prodotti di qualità, perché abbiamo dei costi di produzione elevati, abbiamo un'ottima qualità, il nostro prodotto è il prodotto che a livello internazionale è uno dei livelli più alti dal punto di vista nutrizionale e organolettico. Bisogna però saperlo vendere bene e far capire che è la Ferrari dell'olio d'oliva e che quindi non si può svalutare la nostra produzione. E questa è la scommessa, quindi portare qua i buyer, i compratori, vuole anche fargli capire cosa c'è dietro un litro d'olio. Vendere anche un po' di territorio insieme al litro d'olio, insomma un pacchetto unico, prodotti e turismo. Prodotti, turismo, cucina, perché poi molti nostri piatti sono nati proprio grazie anche ai prodotti locali. Quindi far capire che c'è dietro una cultura, quella cultura del Mediterraneo che ha fatto grande l'Europa e che spesso ogni tanto l'Europa si sta dimenticando, anzi, con le sue direttive molto spesso sta anche ostacolando nelle produzioni. Quindi star vicino ai nostri produttori, perché poi i nostri produttori fondamentalmente sono parte della nostra cultura di saper fare. La Liguria è sempre stata una regione che non si è mai piantadosso, ma che si è sempre rimboccata le maniche, se no, insomma, riuscire a coltivare l'olivo in montagna come avviene da noi non è così facile, è molto più facile in Puglia o in Spagna dove c'è delle lande e quindi puoi anche meccanizzare la cultura anche dell'olivo. Qua da noi invece ogni metro strappato al territorio è un metro fatto di muretti a secco, di tanta fatica da parte dei nostri avi, fatica che ancora oggi i nostri produttori fanno ogni volta che fanno la raccolta e poi portano le olive in frantoio. Grazie Assessore Rixi e un arrivederci a presto naturalmente qui nel territorio del Ponente Ligure. Grazie a voi.